Sono un po' al buio, ma chi se ne frega perché ho un tag, o meglio, un aggiornamento della mia TBR tag. Allora, ti ricordi che a inizio anno avevo fatto questa sorta di TBR? Sai che io non le amo molto perché, appunto, questo aggiornamento serve proprio perché ho depennato alcuni libri e ne ho aggiunti altri. Quindi, ok. Allora, sono 12 punti, vediamo di ricapitolare il tutto. Allora, primo punto, un libro che sta aspettando da troppo tempo e avevo iniziato a leggere Il Conte di Montecristo. Sì, questa non è l'edizione Burr perché con l'edizione Burr facevo molta fatica a leggere, mentre questa è scritta in modo un po' diverso e quindi è un po' più facile la lettura. Sono arrivata a pagina 48. Questa sarà una lettura che mi porterà via un'infinità. Perché? Allora, punto primo, ho altro da aggiungere? Punto secondo, ultimamente mi rendo conto che attorno a me ci sono molte persone negative. E non solo negative, ma anche pessimiste. Questa cosa mi sta disturbando parecchio perché io sono una persona solare e tendenzialmente ottimista, nel senso che mi piace il pensiero positivo, mi piace sperare nel meglio e mi piace far sì che questo meglio arrivi a me. Facendo cosa? Banalmente, trovando il lato positivo in tutto. Quindi mi alzo la mattina, ho mille cose da fare, io mentalmente me le segno. E mano a mano che le faccio, mentalmente me le spunto. Questa cosa mi dà una grande soddisfazione. Oppure mi arrivano gli orari della settimana. Porca merda, ho quattro chiusure. Quattro chiusure vuol dire che io vedo Leonardo praticamente solo la mattina, poi lo porto a scuola e fino alle 8:30 la sera non lo rivedo più. Il più delle volte poi magari arrivo che è sfatto e dorme e quindi vabbè, sto con lui poco, mi dispiace ovviamente. Però penso, ok, quattro chiusure sono quattro mattine in cui posso leggere, posso guardare un film in santa pace, posso fare i mestieri, quindi questo è trovare il lato positivo nelle cose. Io detesto le persone che si lamentano senza tirarsi sulle maniche e darsi da fare, quindi perché anche io mi lamento, cioè io non è che sono la Miss Perfettina, la professoressina messa lì che dà giudizio agli altri, no, io sono una lamentona, però subito dopo la lamentela cerco di darmi da fare, quindi questo libro l'ho interrotto appunto perché essendo un pesantino, cioè a livello proprio di mole, non riuscivo a stargli dietro e penso che lo leggerò molto lentamente, ma ce la posso fare. Quindi, libro che aspetta da troppo tempo, ci siamo. Poi, c'ho qua un casino, ragazzi. Allora, avviciniamo questo. Un libro recente che non vedi l'ora di leggere. Anche qui ho iniziato 4-3-2-1. Ho iniziato veramente da pochissimo anche questo perché ho letto 18 pagine. Seba, mi hai fatto un applauso. Quindi, anzi, scusa che me ne sono andata dalla chat, ma Leonardo mi chiamavano. Insomma, ho dovuto chiudere senza salutare né niente, però l'ho riguardata poi. Quindi, questo è quanto. Poi, un libro che ti hanno regalato. Dov'è? Qua, perché ovviamente non li ho messi in ordine. Il grande cielo, quindi questo c'è ancora. Scegli un classico. Qui ho, siccome ho la paura di non finire il Conte di Montecristo, ho scelto, che c'è stato un book haul recente, Alice nel Paese delle Meraviglie. Un classico di cui io conosco la trama, conosco più che altro la trama attraverso il cartone Disney, ma di cui non ho mai letto il libro. Ebbene sì, 40 anni senza aver letto Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi devo vergognare? Quindi ho aggiunto questo, poi scegli un libro lungo, ovviamente mi faccio bastare il Conte di Montecristo 4321, scegli un libro breve, avevo l'altra figlia, l'ho iniziato ma non faceva per me, quindi ritiro fuori Alice nel Paese delle Meraviglie e ho aggiunto che ho in lettura Il ragazzo selvaggio di Cognetti, perché sì, non è lunghissimo, oltretutto è ricco di immagini, quindi ha un sacco di pagine proprio vedi, vuote, nel senso che sono tipo così, tra un capitolo e l'altro,
Vedi, è così. L'immagine è bella, leccata di dito, ma vabbè. È così. Poi, punto 7. Un libro che appartiene ad una saga. Allora, anche qui, avevo iniziato l'amica geniale e non fa per me. Cioè, io ho ascoltato i consigli di chi mi ha detto prosegui, vai avanti, ce la puoi fare, poi ti appassiona. No, io non ce la faccio. Ho continuato, ma non lo so, mi urta i nervi questa saga e io faccio parte della nicchia che non l'ha apprezzata. Scusa, scusami, mi flagellerò la schiena, ma è così. Ma ho in programma di leggere, allora, la saga dei Casalè, almeno il primo volume con gli anni della leggerezza e qua che ho preso a tempo di libri con Vale, che anche lei ha. La terra delle storie con l'incantesimo del desiderio, che anche questo fa parte di una saga, quindi vediamo, magari con letture un po' più leggere, non lo so. Poi, scegli un libro da leggere per la copertina. Qui avevo in programma di leggere oh, scusa, La soffitta sul lago. Sono spuntato. Quindi ho deciso di allungare il brodo, visto che sono bravissima, ma sì, perché no? E ho scelto di leggere Book Jumpers. Perché questa copertina mi attira un sacco, questa ragazzina che viene attirata dal libro, boh, Seba anche qua so che mi apprezzerai, quindi, però non ho ancora iniziato quello, quindi con calma. Poi, scegli un libro da leggere per la trama, qui avevo in programma di leggere Dark e Meli, tu mi capisci perché anche tu l'hai abbandonato, mi sembra, l'ho abbandonato, quindi ho deciso di rimpiazzarlo con In uno specchio, in un enigma, libro che mi ha regalato Vale, ovviamente, e con La casa dei segreti. Sì, questo lo potevo anche mettere da leggere per la copertina, perché è una copertina fantastica, però se no poi con che cosa rimpiazzo altro? Vabbè, poi rilettura, non garantisco questo punto in futuro, perché come vedi ho troppe letture, ma non importa, ho sempre Il viaggio verso casa di Catherine Dunn, quindi ci siamo. Poi un libro che mi spaventa per trama o mole, sottolineo Il Conte di Montecristo. Un libro che non so se leggerò, allora avevo in programma di leggere L'ultima lettera d'amore di Jojo Moyes, l'ho iniziato e mi ha rotto le palle in un modo depennato, ma sono rimaste Il Vangelo di Gesù Cristo, cioè secondo Gesù Cristo, scusa, Pastorale Americana e Le Correzioni. Libri che non ho ancora affrontato e vedremo. Quindi questo video aggiornamento, fammi sapere se anche tu hai avuto dei cambiamenti riguardo questa TBR, se l'hai fatta ovviamente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!